Voi vi ricordate che nell'Ottocento, se un padrone falliva, gli operai finivano senza lavoro, il padrone si suicidava, invece adesso va a fare le vacanze alle Maldive con i soldi che comunque è riuscito a mettersi via. Allora, su questo deve intervenire lo Stato, non la rivoluzione, non è di questo che stiamo parlando adesso, non la nego, ma non è di questo, ma la programmazione di cui sento parlare dovrebbe essere nello stabilire per che cosa si usano i soldi, che cosa si finanzia gli imprenditori, a che... Sento? No, io, perdonate, voglio essere assolutamente rispettoso e cercare di usare i termini più corretti possibili e soprattutto più appunto che portino rispetto alle opinioni altrui, anche perché spesso mi capita che anche le mie opinioni vengono fortemente criticate, però francamente sentire parlare di padroni che falliscono e che poi vanno alle Maldive è un insulto soprattutto all'imprenditoria del nostro della Fiat regione. Che se ne va all'estero, io non conosco personalmente il signore che sta parlando in questo momento e che chiedo la cortesia, essendo su Skype, magari di lasciarmi parlare. Io credo al signore che sta parlando e che ha parlato poco fa in questo momento, che si confronti con gli artigiani, i commercianti, i piccoli imprenditori veneti che stanno lottando ogni giorno per vivere e se hanno dipendenti per garantire uno stipendio. Anche quando lo Stato con rallentamenti non arriva, grazie magari a qualche difficoltà anche in regione. Lo invito a confrontarsi con la piccola imprenditoria se quando appunto rischia il fallimento c'ha i soldi per andare a dire. Poi quando si è confrontato con questa gente qua magari viene di nuovo in trasmissione e chiede scusa. Una cosa invece sulla telefonata, sono vicinissimo a quella signora, ha espresso un disagio sociale che merita attenzione al 100%. Sono vicinissimo a quella signora come a tutte quelle signore che hanno le stesse problematiche. Mi permetto però di dire che quando parliamo di lavoro in nero parliamo di un reato, parliamo di qualcosa che non si può fare. Se c'è qualcuno che percepisce il reddito di cittadinanza e non lo merita è perché non è stato segnalato a chi si deve occupare di questo e quindi gli viene tolto, o perché ancora nessuno se ne è accorto, perché il reddito di cittadinanza va ad aiutare le persone che hanno bisogno, non quelle che sono furbe. Perché se passa il principio che il reddito di cittadinanza è sbagliato perché qualcuno, di, ma come abbiamo letto sui giornali, i mafiosi, questo o quell'altro, lo percepiscono, passa un messaggio sbagliatissimo, perché allora va bene anche che le pensioni, quelle dove qualcuno diciamo, non è abile, però invece non è cieco, però prende la stessa, allora aboliamo le pensioni, poi uno non paga il biglietto nel trasporto pubblico e allora aboliamo il trasporto pubblico. Quindi, comportamenti sbagliati vanno censurati e vanno penalizzati, ma le cose giuste che aiutano chi ha bisogno, le cose giuste che aiutano chi ha bisogno vanno salvaguardate. Naturalmente i controlli sono importanti, ma ci vuole anche l'aiuto dei cittadini. Se la signora conosce qualcuno che sta cittadini, la legge lo deve segnalare. Assolutamente. A proposito dei cittadini, poi...